Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella clausura, qui i pellegrini non possono entrare, ma proprio accanto ci troviamo già all'interno dei luoghi del percorso, quindi la clausura è diciamo interrotta dal percorso che permette ai tanti che vengono qui quotidianamente di visitare tutti i luoghi in cui è stato Padre Pio, ma anche questi sono luoghi che lui percorreva quotidianamente. Oggi con il libro con Padre Pio, come in una fiaba di Padre Pio Capuano, quando parliamo di Francesco, Padre Pio, ecco, ragazzino, c'è un episodio che lo raccontò proprio lo stesso Padre Pio. Potevo avere circa 11 anni quando un giorno a Piana Romana mi chiamò zio Pellegrino, zio Pellegrino Scocca, dicendomi: Franci, tu hai il piede leggero, questi sono i soldi, vai in paese e comprami un sigaro toscano e un pacchetto di micciarielli, ovvero di fiammiferi, subito, mi raccomando. E subito Francesco si reca in paese immediatamente, compra il sigaro, ma al ritorno, giunto al torrente, quindi immaginiamo, doveva tornare dalla via che oggi chiamiamo la via del Rosario, quella di Piana Romana, no? E allora, giunto al torrente dove c'è il ponticello Quadrielli, si sedette sul parapetto del ponticello e disse: vediamo di che cosa sa questo fumo. Allora, non l'avesse mai fatto. Alla prima boccata, infatti, lo stomaco si ribella e la testa incomincia a girare. Riavutosi un po', torna in campagna, va verso lo zio a Piana Romana. Una disavventura che gli giovò molto, perché, come diceva Padre Pio stesso, quella lezione mi era servita per mettere un muro tra me e il fumo. Infatti lui raccontò tutto allo zio e lo zio si fece una bella risata. Un altro episodio che racconta nel suo libro uno dei primi che hanno cominciato a scrivere di lui, possiamo dire il primo libro in assoluto, l'ha scritto Giuseppe De Rossi, ovvero Emanuele Brunatto, che anche lui in questi corridoi negli anni 20 ha potuto ecco, attraversare, perché lui era stato incaricato dalla fraternità di insegnare ai piccoli collegiali, quindi era uno dei maestri e quindi aveva soggiornato anche in questo convento per circa 5 anni. E allora Giuseppe nel 1926, lui si scrive così, Giuseppe De Rossi, in realtà Emanuele Brunatto, riporta quanto aveva trovato scritto da un anonimo biografo. E lui dice: Francesco andava a scuola in paese. La mamma abitava in campagna con altri parenti, ma un giorno era scesa apposta dalla campagna in paese per preparare il pranzo al figliuolo. Aveva cucinato con cura materna un magnifico, odoroso piatto di zucchine alla parmigiana e, messo in tavola accanto ad un bel grappolo d'uva, spiava l'effetto che quella succosa pietanza avrebbe fatto sul figliuolo. Francesco sedette con gioviale appetito, racconta Emanuele Brunatto. Avvicinò il piatto, vide di che si trattava e poi lo rimise delicatamente. Quindi immaginiamo tanti bambini come fanno, guardano un piatto, poi lo spostano e lo rimettono direttamente, delicatamente al posto. Diede però la mano al grappolo d'uva che cominciò a sgranare zitto zitto. La madre ne fu così accorata che non poté frenare le lacrime, quasi attribuendo ad un'ingratitudine verso le sue premure l'atto di repulsione del figlio. E allora racconta Padre Pio: se avessi mai pensato che mia madre ne avrebbe avuto così tanto dispiacere, mi sarei ingoiato tutte le zucchine, ma purtroppo me ne accorsi solo quando lei scoppiò a piangere. E da allora, come testimonia anche la signora Virginia Faiella di Pietrelcina, quando Padre Pio era da solo, si cucinava una zucchina lessata.